Benissimo, allora cominciamo il terzo talk della prima serata dell'End Summer Camp 2023. Dopo i primi due che sono stati, diciamo, istituzionali, perché abbiamo parlato con Italian Linux Society e con Free Software Foundation Europe, per quanto riguarda poi anche le attività in Italia. Passiamo a dei talk un po' più tecnici, anche se comunque discorsivi e che comunque riguardano particolari esperienze di utilizzo in ambito professionale di software libero. E in particolare adesso siamo con Michele Canova, che è un grafico 3D, quindi un cosiddetto 3D artist, che ci racconta un po' quella che è la sua esperienza in merito al software libero nel settore della grafica. E quindi in realtà la sua esperienza in particolare con Blender, ma in realtà poi vorremmo sapere anche quella che è l'esperienza, un po' la storia di questa esperienza, perché sicuramente non sarà una cosa che nasce da nulla, ma che come tutte le classiche storie del software libero ha un percorso. Quindi grazie Michele per essere qui con noi e a te la parola. Grazie a voi, grazie a voi. Un saluto da Reggio Emilia, dove sono in questo momento. Ringrazio Ivo per avermi invitato all'ESC, di cui non conoscevo l'esistenza, ma ho fatto in tempo a sentire solo un intervento, quello di Marta, ed è stato molto molto interessante, già nei preferiti. Perché io in fondo sono nel mondo del software libero, ma in un sottomondo che è quello della grafica, non mi occupo di programmazione, di codici, come giustamente hai detto tu. Io mi sento infatti qui questa sera, invitato per parlare di software libero nel mondo della grafica, nel mondo grafico artistico, che è quello di cui mi occupo, e di un software che a questo punto credo che abbiate già sentito, che anche se appartiene al mondo della grafica, credo che sia abbastanza famoso ormai, da 20 anni, che si chiama Blender. Che mentre preparavo le slide mi sono reso conto di quanto è cresciuto in 20 anni. Io lo conosco da 10, ma veramente negli ultimi anni è stata una cosa veramente impressionante, tanto che non è la prima volta che faccio una storia, racconto un po' la mia avventura nel mondo del software libero, ma è la prima volta che racconto la storia di Blender, perché è ormai veramente leggenda, se non so cosa diventerà. Io mi chiamo Michele Canova, ci lavoro nel mondo della grafica da 20 anni, ed è da 10 che con Blender sono passato poi piano piano a tutti gli altri software di grafica, software liberi di grafica, e ad oggi uso questi strumenti quotidianamente: Blender, GIMP, Inkscape, Krita, Aerotherapy, come una vera e propria suite grafica su Linux Mint. Io lavoro su Linux Mint dal 2013 e negli ultimi 2 anni ho preso anche un portatile si chiama Tuxedo, è un'azienda tedesca che lo produce, che nasce nativo con un sistema Linux Tuxedo, hanno probabilmente creato una derivata, adesso io non lo so. Comunque io nasce anche con altri sistemi operativi. In ogni caso io ho messo su Linux Mint perché mi trovo bene con quel solido e non sono uno smanettone. E sostanzialmente questo è il mio ufficio, grazie al software libero. Come vi dicevo, proverei a raccontarvi una storia incredibile, la storia di Kuno Rosendahl e di Blender. Intera, io la racconterò in breve, intera la potete trovare su blender.org, che è il sito ufficiale di Blender. Questa storia comincia nel 1988, che questo ragazzo Rosendahl, Kuno Rosendahl, aveva cofondato uno studio di animazione olandese e in 5 anni è diventato famoso in Europa. E già qua, dal mio punto di vista di possessore di un micro studio, è già notevole così la sua storia.
Lui, oltre a occuparsi di creatività, della direzione artistica, si occupava anche proprio dello sviluppo del software. E a un certo punto, dopo 5 anni probabilmente di uso intenso degli strumenti che aveva a disposizione, si è messo a scrivere un tool per fare prodotti. Credo che lui in quegli anni lì facessero animazioni commerciali, infatti c'è scritto sul sito che facevano spot per la Philips, insomma, quello era il range, e si è messo a riscrivere il codice. Ma nel 1998, nel senso, cosa farò dopo da grande, ha come missione quella di renderlo pubblico e gratuito a disposizione di tutti. Cioè, io adesso sono andato indietro con la memoria, nel 1998 i software proprietari costavano decine di migliaia di euro, e questo ragazzo nel 1998 decide che il suo codice, il suo software, lo vuole condividere con gli altri e con tutto il pubblico informatico in generale che era in grado di usarlo, e al costo zero, fondando NAN, che stava per Not a Number. Nel 99 partecipa al SIGGRAPH, riceve dei fondi, 4,5 milioni di investitori per il successo della missione che aveva NAN. Non viene specificato i motivi per cui comunque NAN alla fine non avrà successo. Ton non si dà per vinto, ci riprova nel 2002. Ha il problema di dover recuperare i diritti sul codice che lui stesso aveva scritto e che gli investitori avevano finanziato, okay? Per cui fa una campagna crowdfunding da 110.000 euro per ricomprare il codice sorgente da lui scritto. Ce la fa, e nel 13 ottobre del 2002 Blender viene distribuito sotto licenza OpenGPL, quindi diventa formalmente open source come è oggi, e gratuito. Quindi nasce Blender come oggi lo conosciamo. Questa è una prassi che ha Blender, la Blender Foundation, che è quella di far uscire ogni 2 anni o 3, quando c'è un grande aggiornamento, un cortometraggio, sono film da 15-20 minuti. Il primo era stato Elephant Dream, che vi consiglio di vedere, nel 2006. Poi a seguire, quando è uscito Sintel, io non credevo ai miei occhi di cosa si potesse fare con Blender. Io ancora non lo usavo, lo guardavo da lontano mentre usavo software proprietari per fare rendering interni, diciamo, prevalentemente. Comunque nel 2011 viene riscritto di nuovo, e con la 2.6, che è c'è stata una revisione dell'interfaccia, ok, che era talmente migliore di quella precedente, che io ho deciso di installarlo, provarlo e studiarlo, e per un mese mi sono messo a studiare Blender. E questa è l'interfaccia della 2.58 e questa è l'interfaccia della 2.6, che, se anche non sembra molto bella da questa foto, vi assicuro che si sentiva che stava cambiando qualcosa. E questi sono i miei primi 2 render che ho fatto di interni con Blender. E proprio nel 2014 io decido di aprire la partita IVA e provare a fare un'attività di libera professione con Blender, facendo rendering fotorealistici di interni. È cominciata così, insomma. Nel frattempo escono questi cortometraggi che Blender Foundation usa per dichiarare lo stato dell'arte delle capacità del software. Tears of Steel dimostra che si possono fare effetti visivi, chroma key, montaggio, editing video. Cosmo Laundronauts dimostra che si può fare fluido dinamica, particellari, fumi. Hero è una grande svolta, perché Blender contiene uno strumento che si chiama Grease Pencil, che permette di fare animazione 2D tradizionale, ma dentro un ambiente 3D, perché comunque rimane tutta la viewport tridimensionale che contiene
questa onion skin di fotogrammi disegnati in modo tradizionale. Comunque nel 2018 esce Hero, che è fatto con questa tecnica, è un'altra dimostrazione delle potenzialità. Poi nel 2019 arriva un motore nuovo, una nuova interfaccia ancora più ottimizzata, sempre più di facile uso, e viene aggiunto un motore di rendering in tempo reale che si chiama Eevee, e ha fatto parlare tantissimo. E qui cioè, veramente erano anni in cui lo sviluppo era pazzesco. Io, se volete, non so se ho l'audio, vi volevo far vedere una showreel 2 secondi, proprio perché non so se quanto tempo abbiamo di Blender 2.8, oppure se no salto, ditemi voi. Sì, io direi di sì, proviamo e vediamo se c'è l'audio. Questo è il Bridge Pencil che vi dicevo. Questo è il real time. Tutto. No, vi dicevo che è cresciuto così tanto perché negli anni si sono aggiunti donatori abbastanza importanti, tra cui Epic Games, Intel, AMD, Nvidia e Ubisoft. E vi stavo dicendo come è suddivisa l'organizzazione dietro a Blender. C'è una fondazione che coordina lo sviluppo di Blender e i progetti futuri, cioè il modo in cui verrà sviluppato, e detiene i diritti sul marchio. Diciamo che è quella che sul sito ufficiale promette che rimarrà open source per sempre. Poi c'è il Blender Institute, che è quello che sviluppa proprio il codice, che oggi è composto da 25 sviluppatori, e poi appunto c'è il Blender Studio, che è quello che si occupa della creatività, crea i film e crea i contenuti, quelli che vi ho fatto vedere. Questo praticamente è il cuore della parte open source di questo talk, in quanto volevo parlarvi, dirvi semplicemente il motivo per cui Blender funziona, perché sostanzialmente dopo l'esperienza con NAN probabilmente, e la missione che ha preso Ton Rosendahl, sostanzialmente oggi è non ha senso per un investitore investire in Blender per guadagnare come puro investimento, deve esserci un interesse. Tu fai una donazione alla fondazione perché sei un utilizzatore di Blender, tipo Epic Games probabilmente finanzia Blender perché ne ricava per Fortnite, e quindi c'è questo interessante aspetto di contribuire a qualcosa che mi interessa, e non solo come forma di reddito, insomma, di speculazione. Questa è l'interfaccia della Blender 3.6 dell'agosto 23. Anche qui avrei se volete c'è una showreel, se no la trovate sul sito, visto che non so se abbiamo perso un po' di tempo. Quindi, per riassumere, per me oggi Blender è questo software super solido, professionale, che può essere pensato come un complesso software di modellazione poligonale 3D, per effetti visivi, per animazioni 3D stile Pixar, come ha dimostrato con Spring, come programma per lo scatto in 3D, per fare rendering interni, animazioni di prodotti commerciali, editing video, tracking, animazione 2D tradizionale. E poi ha dimostrato di avere questo ormai maturo sistema per la gestione dei tessuti, fisica dei capelli, dei peluri, dei peli, e
aggiungo che per la natura open source del progetto, quando il game c'era all'interno, prima della 2.8, un motore di gioco, okay? Una specie di Godot, che si chiamava Blender Game Engine. È stato dismesso con la 2.8, ma è stato ripreso, essendo open source, in forma di branch, che corre parallela comunque alla versione ufficiale, l'app VGA, che viene mantenuta da Martin Upitis. Oppure c'è anche un'altra branch game engine che si chiama Armory. E interessante è questo progetto che si chiama Verge, che è un vero e proprio un'estensione, un plugin importante che permette di portare contenuti 3D dentro la pagina HTML e con l'utilizzo anche di JavaScript di controllare da dentro l'applicazione l'HTML che lo contiene. E quindi si possono, l'ho visto usare per fare e-commerce con prodotti tridimensionali e dei configuratori che modificano il prezzo del PHP, cioè per dire. E proprio questa è una delle ultime funzionalità che ha stravolto di nuovo o aggiunto un nuovo modo di vedere Blender, che si chiama Geometry Node. Questo è proprio un nuovo tipo di workflow per chi ha un approccio logico-matematico, non tanto io, anche se lo sto studiando, e permette di gestire in modo parametrico tutte le matematiche, tutte le informazioni all'interno di una viewport, vertici, poligoni, vettori, e funziona in questo modo. Io qui mi prenderei un minuto per farvi vedere la showreel, che è praticamente Blender oggi, per i prodotti commerciali e diciamo questa nuova funzionalità. Vediamola tranquillamente, sì, grazie. Passo la pubblicità, 5 secondi. Lo salto un po' velocemente, comunque permette di gestire in modo dinamico. Voi sentite l'audio del video? Sentiamo il video e anche te. Scusate. Entrambi. Permette di gestire sostanzialmente in modo parametrico e dinamico tramite i nodi questa complessità di geometria all'interno della viewport. Cose del genere impensabili fino a 2 anni fa in Blender o complessi. Niente, era solo per rendere l'idea. E niente, per concludere, per farvi capire che eravamo partiti da Thomas Rosendahl, che aveva pensato di condividere un pezzo di software che aveva scritto, siamo arrivati ad oggi. Questo è il report annuale 2022 della Blender Foundation. Blender è utilizzato per contenuti Netflix, Love, Dead and Robots. Se l'avete visto, alcuni episodi sono stati fatti interamente con Blender e per Amazon Prime. Poi io non posso farvi l'elenco di tutti gli studi francesi, mondiali, che usano Blender, che sono passati a Blender, che prima utilizzavano software proprietario, e in ogni caso è da notare che anche Hollywood e alla Lucasfilm, gli artisti che lavorano come esterni, che sono passati a Blender, collaborano con agenzie che producono effetti visivi per Hollywood, e siamo quindi arrivati in vetta, cioè la missione di Blender, di Thomas Rosendahl, era appunto quella di offrire un software solido professionale per fare questo tipo di prodotto artistico, e la sua missione rimane sempre quella, di essere un software libero e open source per sempre. Vi condivido alcuni lavori, che questa fa parte della mia storia con Blender. Nel 2014 avevo
desiderato provare ad arrivare a fare render fotorealistici in interni, e questi sono i risultati che ho raggiunto in questi anni qua. Negozi, gioiellerie, locali pubblici, rendering esterni, commercial, modellazione per la stampa 3D. Ho tentato di fare un cortometraggio perché, essendo poi Blender così esteso, ti porta a spostarti dalla tua competenza e testare tutto quello che offre. Comunque sul mio sito, che è michelecanova.it, potete trovare un po' tutto quello che faccio, e progetti futuri di animazione. Io praticamente ho finito, vi dico che per quella che è la mia esperienza è bellissima nel mondo dell'open source, per tutto quello che è la filosofia, che adesso non neanche io sto a ripetere, dell'open source. Dal 2022 collaboro col PNLUG, appunto perché ho trovato qualcuno che mi aiuta a promuovere la filosofia e il software libero. Dall'anno scorso abbiamo fatto dei corsi di Blender, e quest'anno ne faremo uno per principianti e uno per intermedi da settembre, dove cercherò ovviamente in 40 ore di mettere in condizione chi è destinato, magari tra di voi che è un po' di anni che sente Blender, che potrebbe volerlo imparare meglio, insomma cercherò di, sicuramente con il corso principianti, di mettere in condizioni tutti di arrivare a fare un render, partendo ovviamente dall'orientarsi dell'interfaccia, e fino a fare editing video nel corso intermedio, materiali avanzati. Insomma, un uso buono di Blender. Per agevolare l'utilizzo di software libero, io ho pensato di condividere quello che secondo me è un sistema operativo ottimale, la chiamerei Creative Suite, per fare grafica e musica. Ed è la collezione dei software che in 10 anni mi hanno permesso di avere uno studio e fare i lavori, insomma, che vi ho fatto vedere, tutto grazie all'open source e al software libero. Questa è la mia storia, è un po' la storia di Blender. Quindi, bene, allora, allora ti ringraziamo intanto, perché è stato molto interessante anche vedere alcune cose. Tra l'altro io ero rimasto sconvolto quando per la prima volta ho visto Big Bad Bunny, che è uno di quei cortometraggi a cui tu facevi riferimento, che comunque risale al 2008, quindi comunque nel tempo ne è passata di acqua sotto i ponti, come si dice. E in realtà poi c'era una domanda da parte di Davide, che dice se ci sono plugin a tua conoscenza, ovviamente, per generare immagini 3D che usano intelligenza artificiale. Sì, sì, allora io adesso al momento non mi ricordo il nome di quale delle, però sì, ho visto dei video in cui bastano 2 o 3 informazioni di un render fatto male, con la richiesta modalità Midjourney, credo, che non uso, e sì, esistono. Se vuoi dargli il contatto, la mia email è info@michelecanova.it. Sì, quindi abbiamo condiviso comunque i contatti, chiaramente poi raccoglieremo anche ulteriori domande e eventualmente te le facciamo avere, perché comunque, come diciamo sempre... Sì, sì, comunque intanto la risposta è sì, certamente, perché l'ho visto, non l'ho provato, cioè per esperienza non l'ho provato, ho visto comunque gente che lo provava. Bene, comunque il momento della condivisione di solito all'ESC non si ferma al momento del talk, quindi aspettati domande eventualmente anche successive. Per il resto, se vogliamo ricordare esattamente la data di partenza di questo corso che andrai a fare a Pordenone, che tra l'altro è molto lontano. 21 settembre, 21 okay, settembre, e la settimana prima, per chi è interessato, installiamo... Per chi è interessato e voglia seguire il corso con
con un sistema operativo Linux e già Blender preinstallato, ci troveremo per fare l'installazione. Adesso non so, magari con Ivo e anche lì, magari con il contatto email sarò più specifico. E il corso ha un costo, ve lo dico comunque, non so se magari lì c'è il volantino, è 200 euro per l'intero e per gli studenti 100, e l'iscrizione avviene luglio. Va bene, comunque grazie anche per questa informazione, sicuramente è proprio in partenza, quindi parliamo della settimana prossima e poi di quella successiva proprio per la partenza ufficiale. E quindi se fosse qualcuno interessato, sia dalle persone che ci seguono che ovviamente da quelle che sono qui presenti all'End Summer, che comunque fatevi vivi, perché è sicuramente un'occasione importante, per non dire quasi unica, insomma. Poi per il resto ti ringraziamo per aver condiviso la tua conoscenza, la tua esperienza, perché grazie a voi. Questo fa parte dello scopo di un evento come End Summer Camp. Grazie a voi per l'ospitalità e... A presto. Alla prossima, magari dal vivo in una delle prossime. Esatto.